Oggi vi faremo vedere come giocare una vibora da destra molto aggressiva. Nella vibora la rotazione che do alla pallina è da destra verso sinistra in side spin. Per questo l'impugnatura viene cambiata da continental a ester di rovescio per dare una maggiore rotazione alla pallina. La vibora si può dividere in tre fasi. La prima fase, la fase della preparazione, consiste nel posizionarsi lateralmente con il corpo, con il bacino che punta la zona sinistra del campo avversario, la pala alta dietro la testa e gomito sopra la linea delle spalle, mano sinistra alla ricerca della pallina. La seconda fase, la ricerca della palla, sono in fase di preparazione, mi muovo rapido con i piedi alla ricerca della pallina, in modo da mantenere la posizione giusta ed avere un corretto punto di impatto con la pallina. L'ultima fase della vibora è il punto di impatto, importantissima perché dalla posizione di ricerca della pallina devo stendere il braccio destro, con un movimento a mulinello del gomito, colpire la pallina in side spin da destra verso sinistra e continuare il mio gesto in avanti per dare una rotazione corretta della pallina. La vibora va eseguita su un pallonetto comodo. Deve essere profonda oltre la riga bianca per costringere il mio avversario a una difesa scomoda, in controbalzo o con la parete di fondo. Infatti, grazie alla rotazione che do alla pallina da destra verso sinistra, quando la mia pallina toccherà il vetro, sarà appunto difficile da difendere, il suo rimbalzo sarà imprevedibile. Mi raccomando, dopo la vibora facciamo sempre un passo avanti e andiamo a prendere un eventuale volé. E mi raccomando, non mettiamoci il movimento del polso perché la nostra pallina si alzerà molto e tenderà a rimanere alta. Mettiamoci invece il peso del corpo per far rimanere la pallina bassa dopo il rimbalzo del vetro.